L'appuntamento del 4 maggio, oggi è mercoledì, ben ritrovati, una nuova diretta firmata Telemia per la rassegna stampa con i fatti più importanti della giornata. Inizieremo subito con le prime pagine, poi analizzeremo e approfondiremo l'interno. Ieri seduta del Consiglio regionale della Calabria, il Covid e ancora i temi calabresi in coda allo sport. Vediamo subito il titolo che riserva Gazzetta oggi in apertura: Putin, tante bombe e tante bugie, naturalmente la guerra in Ucraina. Poi tre notizie nel taglio alto, sono titoli sottotestata. Calabria cambia lo statuto della SACAL, privati fuori dal consiglio di amministrazione, la società gestisce i tre aeroporti. Corigliano Rossano, un fatto di cronaca, un fatto di sangue, pregiudicato assassinato a Schiavonea, Pasquale Aquino, 57 anni, appare in questa foto. Analizzeremo poi questa notizia per quanto riguarda questo nuovo fatto di sangue in Calabria, tra poco all'interno. Reggio, volevano uccidere Giorgio Benestare investendolo sotto casa alla Rione Archi, la procura antimafia chiude le indagini sotto accusa Emilio Molinetti e Marco Geria. Continuiamo, Reggio, caos, bilancio, il centrodestra chiede le dimissioni dell'assessore. Poi a Villa San Giovanni il circolo PD ha votato tre candidati a sindaco, sceglierà Reggio. Oltre a Bellantone e Liberto, sul tavolo della segreteria provinciale arriva anche quello di Ciccone. Porto di Gioia Tauro, la Filti CGIL replica, Agostinelli non ha un ruolo super partes. E poi a Siderno rifiuti, il comitato chiama a protestare i centri della piana. Stop al petrolio russo in 6-8 mesi. La proposta dell'Unione Europea messa a punto si procederà gradualmente. Andiamo avanti, ci occupiamo subito adesso di questa notizia di spalla. Università di Reggio, il Ministero ha deciso il professor Costabile e il rettore facente funzione. Andiamo a dare un'occhiata invece alla prima pagina del quotidiano, eccola già in primo piano, il nodo dello sviluppo chiuso, il presidente della regione apre l'avvertenza Calabria e chiede l'aiuto di tutte le forze politiche, tempi e finanziamenti certi per alta velocità e strada statale 106, rigassificatore a Gioia Tauro, assunzioni in sanità, la minoranza è d'accordo ma chiede più coinvolgimento. Ucraina, la guerra che prosegue, 70 giorni di massacri, attacco finale dei russi ad Azovstal, 2 ore di telefonata di Putin con Macron e il capo dell'Eliseo, Mosca cessi le ostilità. E ancora l'operazione truffa sentimentale online con vittime nel Cosentino, arresti anche a Savona, qui un computer, poi a Gioia Tauro. I sindacati replicano alle accuse di Agostinelli, qui il porto in primo piano in questa veduta. La fotonotizia di centropagina, il racconto dei titolari dei villaggi turistici, vittime del racket ridotti allo stremo. Il pizzo ha fatto saltare i conti e tanti hanno venduto i terreni. Poi a Vibo Valentia per l'ospedale non c'è fretta, i lavori partiranno entro i primi mesi del 2023. Parliamo di coronavirus, Omicron 4, scoperto un nuovo caso a Cosenza, analizzeremo questa notizia a pagina 7. Le varie province, iniziando da Cosenza, PD al voto, andiamo oltre il partito del Novecento. Catanzaro, provincia, ente in crisi, ma qualcosa si muove. Poi Reggio, comune, il centrodestra si dimette l'assessore Calabrò. Vibo, sanità, PD, il punto più acuto della crisi. Crotone, festa mariana, sia i fuochi del sindaco, pacificazione. Poi la storia e il libro del poliziotto diventato prete, Don Ernesto Piraino in questa foto. A Benestare, investimento per uccidere 2 persone sotto accusa. Andiamo a dare un'occhiata subito a quelle che sono le notizie che arrivano dal nostro portale www.telemia.it, le ultimissime agguato in Calabria, questo nuovo fatto di sangue puntualmente riportato dal nostro portale, ucciso 57enne con precedenti per droga. A brutti voti a scuola e si getta dal balcone, morta una 16enne e ancora Covid. Per quanto riguarda il bollettino delle 17 di ieri, nuovi contagi e 6 decessi. Per quanto riguarda i nuovi contagi, si attesta a 2.284 il numero dei contagiati in Calabria, un aumento rispetto a lunedì. Il tasso di positività al 22,4%. Paura, 44enne aggredita da 8
cinghiali, andiamo avanti. San Francesco di Paola, ieri la diretta sul nostro canale, qui il patrono della Calabria, San Francesco. Chiudiamo invece con Calabria.live, Covid, la variante Omicron 4 scoperta grazie alla ricerca scientifica del GOM. La precisazione del commissario ASPI di Reggio Gianluigi Scafidi, per amore della verità, dice. L'importante lavoro è frutto della sinergia tra il Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria, il Polo Sanitario dell'ASPI di Reggio e l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Tirocinanti, Manna dell'ANCI propone tavolo di concertazione con prefetto e Occhiuto, e poi col Diretti Calabria, bene decreto legge aiuti contro crisi che colpisce agricoltori. E ancora oggi la prima conferenza dei comuni che hanno aderito al progetto Sibaterre. Non ci sono altre notizie, lasciamo tutte le prime pagine che abbiamo anticipato, ci hanno permesso di analizzare subito i titoli più importanti che poi approfondiremo all'interno, iniziando quest'oggi proprio con Gazzetta del Sud, la guerra in Ucraina in primo piano, sintetizzando il tutto per poi occuparci approfonditamente dei temi calabresi. Assalto finale all'acciaieria di Mariupol, vedete mezzi corazzati, ancora 300 civili intrappolati, bombe su Donbass e a est, missili a ovest fino a Leopoli. Intanto fuga con le armi puntate, mancano 11 autobus, 2 cunicoli del bunker alla luce, l'odissea dei profughi e il corridoio umanitario. Per quanto riguarda ancora la guerra, missile sottomarino e tsunami radioattivo in GB, l'apocalittico scenario è andato in onda su canale TV. E ancora perde le gambe su una mina il matrimonio in ospedale. Giovane infermiere, la procuratrice generale Putin dovrà rispondere di 8.000 crimini di guerra. Continuiamo, ancora altre notizie. Putin, basta arma Kiev da Europa e USA. Lungo colloquio con Macron, fermo monito dietro il quale si nasconde il rischio di un'escalation del conflitto. L'Ucraina non vuole i negoziati di pace. Johnson soffia sul fuoco, altro sostegno militare. Proseguiamo ancora con Gazzetta del Sud, i temi di questo mercoledì 4 di maggio. Draghi, il Premier con l'Ucraina cercando la pace. Il Premier italiano davanti al Parlamento di Strasburgo indica la strada da seguire, consenso generale. Energia, economia, sicurezza, tempo di federalismo pragmatico e trattati da rivedere. Vedete qui l'intervento di Mario Draghi davanti ai parlamentari dell'Unione Europea. Stoccaggi e nuove fonti, Cingolani dice serve tempo, il piano del governo per il gas, un tetto al prezzo produrrebbe in bolletta tagli pari al 25%. E poi la Russia evita il default in extremis, versati 649 milioni di dollari su 2 euro bond in scadenza. Muore un altro manager, vedete, giallo a Sochi, il settimo decesso misterioso in 3 mesi. Per quanto riguarda i temi dell'attualità, pagina 5, mascherine nei market fino al 15 giugno, la richiesta di Confcommercio al governo, l'immunologo Fauci nel lab nazionale antipandemie di Siena. Vedete qui venute meno le restrizioni, netto calo dei tamponi soprattutto al sud. Intanto Draghi boccia il super bonus, sconto totale. Con i 5 Stelle, triplicati i costi di efficientamento e ristrutturazioni, tensioni per il via libera all'inceneritore di Roma. Bancarotta Stee, la Corte d'Appello conferma la condanna di Verdini, 5 anni e 6 mesi per l'ex senatore di Forza Italia. Poi bonus di 200 euro, pressing per l'aumento, arriverà una tantum nelle buste paghe, i sindacati, è un primo passo, dice. Scetticismo di Confindustria che invece chiede ancora interventi strutturali. Manager di MPS, le vendite come le donne, provo con tutte nell'occhio del ciclone, per frase assistita. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud, adesso ci occupiamo prima di questa notizia di cronaca che arriva dalla Calabria, lo dicevamo, un nuovo fatto di sangue in queste ultime ore a Corigliano Rossano, ucciso a colpi di pistola davanti alla porta di casa, agguato nella frazione di Schiavonea. Pasquale Aquino, 57 anni, non ha avuto scampo, vedete qui un'esecuzione. Pasquale Aquino, accanto qui il cadavere coperto da un lenzuolo, lo scrive Anna Russo e Alfonso Di Vincenzo riportando questo fatto di sangue avvenuto a Corigliano Rossano. Invece Washington, la Corte Suprema USA vuole abolire il diritto all'aborto, Biden si ribella, votate per diffonderlo, spetterebbe ai singoli stati decidere se consentirlo.
Tragedia in casa della Cartabia, operaio muore schiacciato nella villa della ministra in Valle d'Aosta. Sono sconvolta e affranta, dice, a perdere la vita un 38enne rumeno. Scossa di magnitudo 3.7 a Firenze, ha tremato la terra in Toscana, epicentro a Impruneta, avvertita comunque fino a Siena. La gente è scesa per strada, tanta paura, ma non si sono registrati fortunatamente danni a cose o persone. Passiamo dal calcio prima di parlare di pagine regionali Calabria per proseguire la nostra diretta di oggi. Si parla di campionato, la sfida a scudetto naturalmente riguarda Milan e Inter. Milan calma e la parola d'ordine, l'Inter è concentrata già invece sull'Empoli. C'era una volta l'Atalanta delle meraviglie, in calo la formazione bergamasca e poi naturalmente il Liverpool in finale, Villarreal rimontato stasera. Intanto c'è il Real City, Champions League, trionfo dei Reds che hanno vinto 3-2 con il Villarreal che era in vantaggio per 2-0. Diamo la linea un attimo alla regia per un break commerciale, ritorneremo subito dopo per occuparci di pagine regionali Calabria, i temi del comprensorio e tutte le altre notizie che riporta anche il quotidiano per questa rassegna stampa di oggi. Linea alla regia. Emergono particolari nell'operazione di 'Ndrangheta denominata Ionica, condotta dalla Guardia di Finanza, decisivi pentito e vittime, preso di mira anche il giardinaggio. 8 anni e 6 mesi al cardiologo Alfonso Sestito, accusato di associazione mafiosa per aver finanziato alcuni affari della cosca Grande Aracri di Isola Capo Rizzuto. A Siderno torna la protesta in piazza contro l'ampliamento del TMB. Il comitato Siderno ha già dato dalla battaglia ogni domenica davanti al municipio. La sentenza del TAR di Catanzaro sulla copertura assicurativa di ASP e azienda ospedaliera ha annullato il bando di gara. La regione presenterà appello. Sarà un'estate di musica ad alto livello per Rocella Ionica, al già nutrito cartellone estivo con Venditti, Gori, Achille Lauro, doppia data per Giovanotti e tanti altri artisti, si aggiunge anche Fabrizio Moro. Ed infine chiusi i festeggiamenti per Maria Santissima di Porto Salvo a Melito, 1 a 2 giorni molto impegnativa per la nostra emittente, il resoconto della festa nel nostro telegiornale. La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questo appuntamento e subito andiamo nel vivo della trasmissione perché salutiamo i nostri ospiti e ringraziare a questo punto il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Grazie sottosegretario e benvenuto a Telemia in Calabria, grazie. Domenica è sempre
Buongiorno amici telespettatori, buona domenica. Si sveglia la città con le campane. Qualcuno mi ha scritto già, perché su Facebook la prima domanda che faccio io, che faccio questa mattina? Hanno risposto, comincia a mangiare. No, mo mangio direttamente. Domenica è sempre domenica e ognuno appena si risveglierà felice sarà. E riprendiamo in diretta, grazie a regia per questo break commerciale. Dicevamo il Liverpool va in finale, eppure il Villarreal ci aveva provato a rimontarla. Stasera dicevamo c'è Real e City. Andiamo avanti perché ci occupiamo delle altre notizie. Per quanto riguarda naturalmente le pagine regionali Calabria all'interno di Gazzetta del Sud. Subito naturalmente i temi che riguardano anche la politica regionale, il Consiglio regionale di ieri. I soci di Sacal dicono sì alle modifiche dello statuto. La Magna Chart della compagine che gestisce gli aeroporti calabresi, adeguata al nuovo assetto a maggioranza pubblica. Il 12 è la scelta del nuovo consiglio di amministrazione, i privati resteranno fuori, Franchini in pole per guidarlo. Qui intanto vedete Sacal, la società gestisce gli scali di Crotone, Lamezia e Reggio Calabria. Turismo delle radici, una platea composta da 80 milioni di persone, presentato il report dell'Unica, la ricerca delle docenti Ferrari e Nicotera con la Farnesina. E qui vedete la seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri a Palazzo Campanella a Reggio, infrastrutture e sanità, la Calabria chiede al governo impegni seri. Il governatore Occhiuto ha informato il Consiglio dell'incontro con i sindacati, si tratta di problemi atavici e ponderosi che un uomo da solo non può certo risolvere, serve l'aiuto di tutti e intanto il Partito Democratico apprezza. La priorità sono 106 porto di Gioia Tauro, alta velocità, energie rinnovabili e sanità, lo dice Roberto Occhiuto. Intanto ok alla legge sul precariato. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud, pagina 19, ospedali di Vibo, si volta pagina alle gravi emergenze dello Jazzolino, fanno da contraltare i passi avanti per la costruzione del nuovo nosocomio. Rimosso un ostacolo idraulico a gennaio 2023, l'avvio dei lavori dell'atteso presidio, Regione, Provincia e RFI concretizzano l'atto siglando una convenzione in prefettura. Qui vedete la sottoscrizione, Salvatore Solano della provincia, Gino Battafarano RFI e il prefetto Roberta Lulli e il governatore Roberto Occhiuto in foto. Intanto una delegazione del Partito Democratico fotografa il disastro all'interno del vecchio nosocomio vibonese. Allarme di Amalia Bruni, stipendi a rischio nella sanità privata, lo dice Amalia Bruni in questo ampio intervento. E poi Covid, crolla l'occupazione degli ospedali calabresi. Ben 33 pazienti in meno nei reparti nell'ultima settimana e altri due hanno lasciato le rianimazioni. Appello della regione, quarta dose determinante per i fragili e gli anziani. Dopo quattro secoli i francescani lasciano Cutro, l'annuncio durante la celebrazione del Santissimo Crocifisso, la costernazione intanto dei fedeli. Vedete qui la protesta, lo striscione affisso alla facciata della chiesa di Cutro. Il convento, costruito nel 1589, custodisce la statua lignea del Cristo dichiarata nel 1940 monumento nazionale. Continuiamo senza tralasciare nessuna pagina con gli altri fatti del giorno. In questa parte finale di prima parte di rassegna stampa, stupro, il verdetto pilota sulle responsabilità genitoriali. I risvolti della clamorosa sentenza di risarcimento danni emessa dalla Cassazione riguardo una violenza sessuale compiuta in Calabria. La vittima subì gli abusi a Mendicino Cosenza nel novembre del 2004. Qui il legale delle parti offerte. L'avvocato Massimiliano Coppa.
Eiterion torna in bilico e non luogo a procedere, accolto il ricorso della DDA di Catanzaro per il fratello del boss Domenico Grande Aracri. Nel 2016 era stato prosciolto, ma ci sono nuovi elementi. Il GIP aveva rigettato la richiesta della procura, ma per la Cassazione il giudice non ha fornito una motivazione specifica. Vedete qui l'avvocato Domenico Grande Aracri era stato prosciolto nel 2016. La cosca faceva cassa con il pizzo per il mantenimento dei carcerati. L'operazione Ionica contro la locale di San Leonardo di Cutro. I Mannolo nel 2017 avrebbero portato soldi a casa di Trapasso. Appena scarcerato il boss si sarebbe impegnato a ricambiare il favore. La tentata estorsione al titolare di un bar di Cropani Marina, sventata dai finanzieri durante le indagini. Andiamo avanti alla pagina di Reggio, l'assessore Calabrò deve dimettersi, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Caos bilancio, il centrodestra Reggio attacca a testa bassa sulla mancata approvazione del rendiconto e annuncia anche azioni parlamentari. Interessata la prefettura, è ventilata l'ipotesi dell'arrivo di un commissario. Posta l'attenzione sui pochi controlli inerenti all'attività dei dirigenti dell'ente nella gestione dei fondi. I revisori in commissione, nessuna risposta alle nostre richieste, ma le finanze sono in equilibrio. Vedete, nel mirino è finita anche l'assessore al bilancio Irene Calabrò, che appare in questa foto. E poi di spalla la polemica in consiglio, le critiche e la libertà di stampa. E poi la sentinella Iati lascia ma rilancia l'impegno. Illustrata l'intensa attività di controllo e proposta, ci siamo scontrati con una maggioranza arrogante, dice. Record di presenze in commissione, 103 accessi agli atti e 8 esposti in procura. Se ci fosse stata maggiore umiltà non saremmo in queste condizioni, precisa Filomena Iati, diciamo che è molto presente nelle attività politiche qui in foto. Marciano esalta intanto il suo ruolo. Continuiamo ancora con Gazzetta del Sud, lasciando la pagina di Reggio ed occupandoci di quelle che sono le notizie che arrivano da pagina 24. Tentato omicidio di benestare, indagine chiusa, due indagati. La procura antimafia ha notificato l'avviso ad Emilio Molinetti e Marco Geria. I poliziotti della squadra mobile hanno fatto luce sul tentato omicidio di Franco Giorgio Benestare e in alto il pedinamento, vedete, in foto. Le conclusioni degli inquirenti: hanno pianificato di uccidere investendolo mentre erano alla guida di un doblò ad archi. L'indagine resta ancora oggi aperta per l'identificazione dei presunti complici e degli ignoti mandanti. Il GIP raccoglie la richiesta della difesa, reati in continuazione, la pena viene ridotta. Sebastiano Musarella beneficia di un ulteriore sconto di 3 anni e 6 mesi. In corte d'appello annullata la confisca agli eredi Antonio Finti, escluso ogni collegamento con un contesto associativo e legami di tipo mafioso. Controlli della Movida, sanzioni a Mosorrofa di Reggio, in un locale dove si teneva un concerto serviti cocktail a minorenne. Fattiva la collaborazione dell'esercente con gli agenti per contenere il fenomeno. Continuiamo con la Tirrenica, andiamo direttamente a Villa dove si vota. Il circolo PD fa i nomi tra Bellantone e Liberto Ceciccone. La Rosa, inviata alla segreteria metropolitana, comprende anche il capogruppo che però si è detto indisponibile. Resta ancora aperta la strada per individuare un campo largo di ispirazione civica. Vedete, Filippo Bellantone è uno dei nomi del PD per la candidatura a primo cittadino. Bagnara, nell'itinerario culturale Iter Vitis, incontro promosso dal Club UNESCO, la candidatura supportata dalla Mediterranea. Qui vedete l'incontro promosso dal Club UNESCO sull'itinerario della vita Iter Vitis. Alcune notizie in brevi, la prima arriva da San Ferdinando dalla Piana, rete idrica, anomalia all'elettropompa e dunque disagi per l'approvvigionamento idropotabile. A Taurianova torna il concorso dei Madonnari, Terranova invece celebrata la festa del Santissimo Crocifisso. Qui vedete un momento della processione. Una proposta politica vecchia e inadeguata verso le elezioni invece a Palmi, uno dei comuni più importanti della Piana dove si vota. L'analisi impietosa di Antonio Carrozza, presidente del Centro Studi Carbone. Ecco l'Antonio Carrozza, presidente del Centro Studi Carbone. Poi Scilla Cuore, edizione 22 per l'evento di cardiologia, oggi nell'auditorium della Chiesa Matrice.
Continuiamo perché ci occupiamo ancora di Tirrenica, prima di occuparci approfonditamente di Ionica. Vediamo questa notizia che arriva da Rosarno. Via Pitagora, alcuni sfollati occupano l'atrio del comune in rappresentanza delle famiglie della zona rossa. Il 16 giugno dovranno lasciare il residence. Vedete qui il capo, i capi famiglia sfrattati hanno occupato l'atrio del municipio. Ristrutturato l'immobile che ospiterà invece la biblioteca Cittanova, San Ferdinando e Carabinieri a scuola si travestono da bulli alla media di San Ferdinando. Nuova tappa del progetto formazione della cultura e della legalità. Finanziamento per le smart cities, vedete il comune Cifone destinatario di 305.000 euro nell'ultima nell'Unione, altri 6 centri dell'entroterra con Ferroleto della Chiesa Capofila. Qui in Fotino Totò Albanese, sindaco di Cifone, ha annunciato con soddisfazione il finanziamento ottenuto. Polistena a Pisano, le pari opportunità soltanto uno slogan, dice il capogruppo di opposizione per quanto riguarda Polistena. E ancora Badolati e la Calabria delle Maraviglie, a Polistena ancora presentato al municipio il libro del giornalista e scrittore palmese. Ecco qui la presentazione del libro di Arcangelo Badolati. Continuiamo con Gazzetta del Sud, adesso ancora Tirrenica con la pagina 27, finanziato il parco dei Cardi dell'ex Gaslinia, Gioia Tauro. Poi la CGL attacca Agostinelli, non ha un ruolo super partes, porto di Gioia Tauro, la replica del presidente dell'Authority. L'azienda che difende condannata dal giudice. Ancora i ragazzi dell'ITIS studiano, vedete l'ibrido Toyota da Vadalà. Protagonisti, 55 maturandi dell'indirizzo elettrotecnica, elettronica e automazione. E qui vedete gli studenti dell'ITIS alla concessionaria Vadalà di Gioia Tauro. Ancora Gioia Tauro, un calcio all'autismo, la festa dell'inclusione in campo per un triangolare San Michel, Promo Sport e Lamezia Gioiese. Nuova biblioteca, guai vecchi, il consigliere Filippone si dissocia, polemica sull'accessibilità per i disabili. Il capogruppo di maggioranza difende il garante Giovinazzo dalle accuse di Moliterno. Vedete Enzo Filippone, consigliere di maggioranza e capogruppo della Città Futura. Formazione dell'ASNALI per la revisione dei veicoli a Gioia Tauro. Proseguiamo, parte finale con la Ionica. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, poi ci occuperemo approfonditamente del quotidiano. Melito, realizzato il sogno bianco nero di Sebastiano. Qui vedete cuore juventino, uno scorcio della cameretta per Sebi. E ancora a Lazzaro, tante idee per farne la regina dell'estate 2022, una bellissima veduta, qua una panoramica della Fiumara San Vincenzo al confine tra la frazione Bocale di Reggio, 4 lotti destinati ai nuovi stabilimenti. È possibile presentare istanze per realizzare chioschi anche nelle aree destinate alle strutture balneari. Anche a Rogudi il progetto Play conquista le strade, entusiasti i ragazzi coinvolti. Il sindaco Zavettieri soddisfatto per la scelta di scendere in campo. Palizzi, volontari in azione per ripulire il litorale dai rifiuti in plastica, su input della Proloco Calanchi a Palizzi. L'iniziativa ha avuto l'indispensabile aiuto di Eco Club International. A Montebello l'acqua dirottata, denuncia contro ignoti. I dipendenti del settore tecnico stanno valutando la portata del danno. Qui vedete criticità nelle zone di via Armeri, Campolo, Vena e nella borgata Riace. Pagina 29, adesso iniziamo con la Ionica, da Stilo Ugo Franco scrive zone montane escluse dalla telefonia mobile. La gravità del problema torna ad attualità dopo il malore di un turista in visita alle fonderie borboniche. Impossibile chiedere aiuto, il sindaco Tropeano si è impegnato in una battaglia di civiltà, qui il sindaco di Stilo alla Ferdinandea. L'azienda consortile di welfare regala un primato a Caulonia, il comune pioniere in Calabria, capofila dell'ambito territoriale e sociale. L'iter del progetto riparte dopo la parentesi della pandemia. Ieri l'Assemblea dei Sindaci ha analizzato l'iter per dare forma alla sperimentazione. E qui vedete l'Assemblea dei Sindaci è stata presieduta dal primo cittadino, Caterina Belcastro, sindaco della città di Caulonia. Qui un momento dell'iniziativa.
Narcotraffico, annullata l'ordinanza per Ficarra, ci occupiamo di giudiziaria, ha disposto un nuovo esame. L'uomo è accusato di fare parte di un'organizzazione sull'asse Locride-Sardegna. L'avvocato Mario Santabrogio, qui in questo fotino, ha discusso in corte di Cassazione. A Condofuri la toponomastica è bilingue, vedete 12 targhe a piazze e monumenti con testo in italiano e greco di Calabria. Dunque a Condofuri la toponomastica è bilingue, qui vedete Lucera, la consapevolezza dice della lingua quale filo diretto con le nostre radici. All'Ocre dibattito con Fratelli d'Italia sulla libertà di stampa. Vediamo se ci sono altre notizie. L'ultima pagina per quanto riguarda Gazzetta del Sud, la numero 30, rifiuti a Siderno, la mobilitazione tenta di coinvolgere la piana di Gioia Tauro. Il comitato Siderno ha già dato conferma l'appuntamento dell'8 maggio. Qui contrada Salleo, nell'impianto TMB che si vuole ampliare e ammodernare, viene smaltita la frazione organica. E ora che si cambia registro, una nuova gestione significa chiudere mastodontici impianti di trattamento e inceneritori. Dunque chiudere questi mastodontici impianti di trattamento e inceneratori. Si teme infatti che la regione con queste scelte voglia scaricare il peso dello smaltimento su Gioia Tauro e Siderno. Ancora Siderno, gaffe in consiglio, non scema la Gherelle. Il presidente Archinà ha convocato la conferenza dei capigruppo. Vedete qui Alessandro Archinà, presidente del Consiglio Comunale di Siderno. Roccella, tutti in bici, azione di inclusione sociale. Il meritevole progetto è stato ideato. Dunque a Siderno, qui lo sport inclusivo in tutto il gruppo. RSU, via all'affidamento del servizio integrato a Siderno, il bando è stato pubblicato ieri dalla stazione unica appaltante metropolitana, al momento viene svolto dalla ditta salernitana. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie per quanto riguarda la Gazzetta, si chiude anche questa prima parte, adesso velocemente ai temi all'interno del quotidiano del Sud, tralasciando quelle che sono le notizie del conflitto. In sintesi, 70 giorni sotto le bombe, ci sono nuovi attacchi in Ucraina, i russi colpiscono anche Azovstal, dispersi 11 autobus per evacuare i rifugiati. Macron sente Putin, oltre 2 ore di colloqui, il presidente francese e la Russia metta fine all'aggressione. Poi ancora Johnson al Parlamento ucraino, Kiev vincerà la guerra e sarà libero, il premier britannico e il primo leader a parlare della Rada. E per completare NATO, Finlandia pronta a decidere. Vediamo adesso i temi tutti calabresi all'interno del quotidiano del Sud per questa seconda parte, per quanto riguarda questa rassegna stampa di questo mercoledì 4 di maggio, tanti temi che riguardano soprattutto la regione, il Consiglio regionale della Calabria, e poi vediamo questo provvedimento. Il provvedimento decreto aiuti e con le misure per famiglie e imprese ed enti, previsti interventi per 14 miliardi, bonus una tantum di 200 euro per lavoratori e pensionati, più credito di imposta alle imprese per gas ed energia. E ancora ore contate per il bonus 110%, Draghi non è d'accordo, il costo di efficientamento più che triplicato. E ancora Confartigianato, impegno positivo, e poi la denuncia carburanti, speculazioni sulle feste, aumenti per 25 aprile e 1 maggio, stazione di servizio qua, carburanti che aumentano progressivamente ogni giorno. Le vittime del racket parlano e spiegano i perché della scelta, operazione Ionica, nuovi particolari dell'inchiesta sul clan di San Leonardo di Cutro. Sgravati da oneri estorsivi, i fornitori dei villaggi chiudono i contratti per importi ridotti. Troppi costi e ho dovuto vendere i terreni. E ancora le rivelazioni, mi disse che dovevo rifornirmi di caffè per questioni di rispetto, il calvario del titolare del complesso Santa Monica. E ancora gli interrogatori, gli indagati sfilano davanti al GIP. Parliamo di sanità, pagina 7, entro i primi mesi del 2023 al via i lavori del nuovo ospedale Roberto Chiuto sulla costruzione del presidio di Vibo Valentia. Qui la firma del protocollo d'intesa, sbloccare gli interventi al fosso Calzone. Il piano della regione per assumere medici. E poi a Catanzaro, lo dicevamo prima, Omicron 4, un altro caso a Cosenza. Ora test sull'efficacia dei vaccini. Il dottor Minchella continuare a monitorare.
Bollettino invece per quanto riguarda il Covid, 6 morti e 2.284 casi, in calo i ricoveri, in aumento i contagi rispetto al giorno prima, riferimento naturalmente al martedì e all'inizio settimana. La nota: fondi Covid congelati, Bruni 85 milioni fermi, dice Amalia Bruni. La pagina regionale Calabria ci porta al Consiglio regionale di ieri a Palazzo Campanella. Lavoriamo insieme per la Calabria, nell'informativa regionale anche i nodi della sanità. Occhiuto chiede a tutti i partiti una mano su alta velocità, strada statale 106 e Gioia Tauro. Qui vedete Roberto Occhiuto, presidente della giunta regionale, durante il suo intervento. E poi Partito Democratico sull'alta velocità: i soldi sono certi, l'ex ministro De Micheli. La regione ora deve esprimere una visione strategica. E poi le reazioni: il PD dice sì, ma con una riserva. I democrati chiedono più coinvolgimento nella vertenza. Andiamo avanti con Gioia Tauro. Nemico chi non rispetta le norme, la replica della Filti CGIL alle accuse del presidente dell'autorità portuale. Il segretario Costantino: contratto, diritti e sicurezza sono irrinunciabili. E poi destinazione sud, parte alla volta della Calabria. Il camper della Filcams promuove un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Proseguiamo perché ci andiamo ad occupare adesso di pagina 10. Savona, scoperta la truffa sentimentale, sgominato un'organizzazione nigeriana attiva su scala nazionale. Tra le vittime della gang ci sono anche residenti nella provincia di Cosenza. Reggio, due persone sotto accusa per il tentato omicidio agguato al benestare, indagine chiuse. Cosenza, le varie province, andiamo oltre il partito del Novecento, PD al voto sul passo indietro di Monaco, atto di generosità, nessuna imposizione. Vittorio Pecoraro racconta la sua corsa alla segreteria provinciale del partito. Ecco Vittorio Pecoraro, mai stato il fedelissimo di qualcuno, dice. E poi congresso PD ancora a Cosenza, Rizzuti, è tempo per una nuova generazione, Pecoraro è un nativo democratico. Continuiamo ancora con i temi del quotidiano del Sud, la pagina di Catanzaro, poi quella di Reggio. La conclusione la dedicheremo come al solito a Locride e provincia. Catanzaro: ente in crisi, qualcosa si muove. Urgente pagare gli stipendi. Intanto il governo aumenta il fondino. Il prefetto incontrerà il ministro per sollecitare il trasferimento dei fondi. E qui vedete il presidente della provincia Sergio Abramo, che è anche sindaco naturalmente della città di Catanzaro. Abramo a fianco dei dipendenti. Comunali: Tanzi sta con Di Lieto, unico candidato credibile, dice Carlo Tanzi, leader di Tesoro Calabria, si schiera e definisce improponibili gli altri contendenti. Proseguiamo ancora con la pagina di Catanzaro, prima di andare a Reggio. La legalità trasmessa ai giovani, al Fermi il libro di Manzini, presentato donne custodi, donne combattenti. Al Marca l'omaggio del Teatro di Calabria di Enzo Galiano, il cuore straziato. E poi l'evento, recuperata e restaurata, torna al suo posto la targa in ricordo di Giuseppe Malacaria. Andiamo subito sulla pagina di Reggio. Pagina che naturalmente approfondiremo in maniera particolare, perché riguarda l'assessore Calabrò, si dimetta a Palazzo San Giorgio, il centrodestra da Piazza Italia attacca sui ritardi dell'atto finanziario. Oggi si terrà il Consiglio Comunale e poi la Giunta approverà il rendiconto con i residui. Vedete qui la conferenza stampa del centrodestra in Piazza Italia. Filomena Iati saluta e snocciola i numeri del suo impegno. In 18 mesi 103 richieste di accesso e 8 denunce in procura. Piano urbani integrati, oggi si parte alla presentazione dei progetti e poi proposta del centro comunitario Agape, il 4 maggio sia la giornata nazionale dell'affido. Continuiamo, chiudiamo con la provincia, poi la Locride, 5 comuni in iter vitis, coinvolti Brancaleone, Bruzzano, Staite, Ferruzzano e Bagnara. Un itinerario culturale promosso dal Consiglio europeo che valorizza l'enoturistica. E poi a Scilla il GIP dispone alla scarcerazione di Silvio Emanuele Cimarosa. Eccolo in questa foto invece l'avvocato Fabio Toscano, che ha assistito Cimarosa, ordinato anche il divieto di dimora in provincia di Reggio.
Quando fuori Castello di Amendolea, l'opposizione torna a pungolare il sindaco Iaria. Al centro dell'affondo i lavori alla Torre Ferraina. Vedete qui il Castello di Amendolea in foto. Siamo già invece alla Locride, parliamo di ambiente, a Siderno, sistema rifiuti, una lotta che unisce. Il Comitato Siderno ha già dato, scrive ai sindaci della Piana, prende piede l'idea di un coordinamento sui problemi che riguardano i territori. E qui l'impianto di trattamento dei rifiuti di San Leo a Siderno. Bruzzano Zeffirio, Mastro Tito Timpano, addio allo storico barbiere, artista di pennello e forbici. Eccolo in questa foto. E poi PNRR, un max finanziamento per valorizzare i tesori e le bellezze di 5 comuni. Samo, Bianco, Casignana, Caraffa del Bianco e Sant'Agata del Bianco. 1,8 milioni per parchi e aree urbane di interesse. Vedete qui una veduta panoramica di Samo. Era questa l'ultima notizia che riguardava la Locride. Chiudiamo con la Piana. Topo nomastica e convenzione con la IAM in furia la polemica. Animato battibecco tra maggioranza e opposizione. A fianco Gioia Tauro, Parco dei Cardi, stanziati 5,8 milioni per la riqualificazione, un'area di 17.000 metri quadri. Wi-Fi free in paese e montagna, attivati i primi tre hotspot, vedete Molocchio. La soddisfazione del sindaco Caruso per questa attivazione dei primi tre hotspot. E ancora Gioia Tauro, il maggio dei libri 2022, kermesse pronta a iniziare, il via è previsto per giovedì. Poi Rizziconi, dialogo a più voci sull'autismo, incontro formativo per gli studenti. Abbiamo detto dello sport, il Villarreal aveva tentato l'impresa con il Liverpool ma poi ha ribaltato il risultato e va in finale ancora una volta il Liverpool. Per quanto riguarda la Champions League, ci fermiamo qui per questo odierna rassegna stampa che ritornerà puntuale domani 13:30 il nostro TG News con tutti i fatti della giornata e naturalmente vi aspettiamo sul nostro canale, canale 76 di Telemia. A tutti voi grazie per averci seguiti, una buona giornata. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti.